Massimo Arrigucci del comune di Arezzo ha vinto il palio della vittoria 2016 di Anghiari, superando nel tratto conclusivo della Ruga di San Martino e di Maro Donnini del comune di Castiglion Fiorentino, e ha quindi primeggiato nella particolare gara a piedi che si è disputata come ogni 29 giugno a memoria della battaglia di Anghiari. La spettacolare competizione è scattata come sempre al calar del sole dalla Cappella della Vittoria, luogo in cui fu combattuta la storica battaglia di Anghiari, e si è conclusa dopo 1440 metri di salita nel cuore di Piazza Baldaccio. Prima del duello tra i 64 atleti presenti, record assoluto, la splendida rievocazione storica con l'ingresso in piazza dei sindaci presenti, con la sfilata dei cortei storici di Anghiari, Sansepolcro, Arezzo e Firenze, con lo spettacolo degli sbandieratori di Arezzo. Massimo Arrigucci si è aggiudicato la 14ª edizione dell'era moderna del Palio della Vittoria con lo straordinario tempo di 5 minuti e 24 secondi e ha permesso ad Arezzo di ritrovare un successo che mancava dal 2007, anno in cui si impose Stefano Andreini. Alle sue spalle, con un distacco di 13 secondi, è Di Maro Donnini di Castiglion Fiorentino, che ha guidato a lungo la competizione prima di vedersi affiancare e superare nel tratto conclusivo della Ruga di San Martino dallo scatenato Arrigucci. Terzo posto per Yuri Birz del comune di Sansepolcro, che ha chiuso la prova in 5 minuti e 54 secondi.